Buonasera e benvenuti alla palestra della salute. È un'iniziativa che la Silo Savoia promuove con un accordo di collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, che ha voluto fortemente questo accordo per consentire il recupero di questa struttura. Mario, quale sarà la filosofia dell'accoglienza delle persone che frequenteranno questa palestra, anziani e non? La filosofia della palestra sarà appunto di accoglierli e di farli stare bene, quindi principalmente di farli staccare da tutto il resto, quindi quando entrano qui dentro in palestra con noi si devono sentire su un altro mondo. Di solito possiamo vedere un'ampia sala dove faremo diverse attività sia per gli anziani ma anche per tutti coloro che vorranno fare attività fisica con allenamenti funzionali, allenamenti di vario genere. Sia a sinistra che a destra ci sono gli spogliatoi. Vogliamo dividerla in tre per poter permettere di fare in contemporanea più attività e per sfruttare al meglio quelli che sono gli spazi che ci sono. Ecco gli spogliatoi. Qui ci sono due spogliatoi gemelli, se non sbaglio, perché ce n'è uno a destra e uno a sinistra. Dovremo sicuramente dipingere e ovviamente collocare gli armadietti. Dovremo trovare un posto dove collocare gli armadietti, perché qui armadietti non ce ne sono. Proseguiamo la nostra visita, no? Questi spazi, e ci accingiamo ad entrare in un'area speciale che aggiungerà qualcosa di più al programma Talento e Tenacia, e quindi sarà innovativo rispetto alla palestra della legalità, che è l'area wellness. Vediamo, scopriamo chi sarà preposta a quest'area wellness. Buonasera. Buonasera. Buonasera Riccardo Dassi. Ci fai tu da cicerone nella tua area? No, come no. Prego. Qui sulla destra abbiamo gli spogliatoi per lo staff. Staff e bagni disabili. Bagni disabili. Facile accesso per chiunque. Proseguendo abbiamo un'entrata per la sala pesi. Appunto che c'è questa area che verrà adibita con dei divanetti e dei distributori di bevande. Ma qual è la novità rispetto all'altra palestra? La novità è che c'è, oltre appunto a una grande palestra, ci sarà una parte fisioterapica e una parte di benessere che verrà messa a disposizione. Per quindi vogliamo far vedere ai nostri amici le due sale, i due bagni. No. Andiamo. Qui abbiamo spogliatoio, sauna e bagno turco. Verranno naturalmente divise tra maschile e femminile, che abbiamo la possibilità e gli spazi di farlo. Quindi questa è la prima. Questo è il secondo spogliatoio. Un bagno, sauna e bagno turco. Qui purtroppo la luce ancora non c'è. Per poi andare nell'area di fisioterapia, dove verranno svolte tutte le mansioni di tipo riabilitativo. Qui abbiamo un vano di servizio. Non fa male. Allora, aspetta, i miei colleghi che verranno a illustrare tutta la parte, diciamo, della sociale della palestra. Simone Valentini e Salvatore Nanci, due vecchie conoscenze. Buonasera. Di Talento e Tenacia, ci spiegheranno gli spazi adibiti a sala pesi e poi si concentreranno in particolare sulle attività specificamente rivolte alla popolazione anziana, anche con l'introduzione di questa figura fortemente innovativa e direi unica di social trainer. Sì, questa sarà la nuova sala pesi della palestra della salute. Abbiamo pensato di inserire i macchinari adiacenti alle colonne. È una sala dove qui metteremo i manubri per chi lavorerà a corpo libero. Quindi, come ripeto, tutti i macchinari. Invece quella zona in fondo a sinistra sarà una zona dove sarà riservata, sarà collegata all'area wellness con Riccardo,
per chi deve seguire i percorsi di riabilitazione e ritorno anche in campo. Sarà inserita, come accennava prima il Presidente, la nuova figura del social trainer, una figura unica in Italia, ideata con la collaborazione anche di Simone Valentini e Gianmarco Fumini e Lorenzo Carletti, dove si concentrerà principalmente su tre aspetti: quello fisico-motorio, appunto specificatamente per gli anziani, per ritardare i loro processi di invecchiamento e diciamo evitare che vadano incontro a problematiche che potrebbero gravare sul sistema sanitario regionale. Sì, quindi appunto per questo faremo dei corsi per gli anziani, la ginnastica dolce alla posturale, e non inseriremo appena aperta la palestra, e saranno dei corsi per loro, quindi specifici per gli anziani, come diceva Salvo, per ritardare il loro invecchiamento, e lo faremo appunto con collezioni insomma specifiche per loro, quindi li aspettiamo a braccia aperte, e anche per l'aspetto anche dal punto di vista sociale, relazionale, avranno una figura su cui contare, con cui passare le giornate anche nel quotidiano, siamo pronti ad accoglierli e essere accanto.